Francesco, com'era un bambino, lei bambino in vigneto, com'era la vita? Una volta ero un bambino anch'io. E qui, qui nel Chianti c'era una grande povertà, fino a poco tempo fa, la ricchezza è venuta dopo, quando gli stranieri hanno cominciato a investire, a comprare le case, a fare le cose, eccetera, eccetera. Era difficile? Molto difficile, no? Forse non per me, ma per i contadini e gli abitanti certamente era duro. Io credo che fino agli anni, ai primi anni 60, metà anni 60, la gran parte delle case non aveva neanche l'elettricità in casa. È vero. E per cui insomma c'è stata la grande poi crisi, no? la rivoluzione industriale italiana, per cui l'abbandono delle campagne, e questi territori qui erano in mezzo a niente, la gente scappava, andava via. È stata la grande crisi che ha fatto la fortuna, fra virgolette, del Chianti, perché il Chianti è rimasto intonso, è rimasto protetto, non ci sono state le industrie, gli inquinamenti, le autostrade, tutte queste cose qua, no? Per cui più tardi, quando tutto il resto era un po' rovinato, c'è stata la scoperta o la riscoperta di questo grande territorio, no? Poi piano piano c'è stata la protezione, lo sviluppo, eccetera, eccetera. In pochi decenni, io direi in 3-4 decenni, c'è stato un passaggio epocale, culturale, economico, come se fossero passati forse 200 anni. Ma tu, quando era bambino, lavorava con i contadini in vigneto? Aveva un qual tipo di gioco di bambini? Era, non c'erano giochi, voglio dire, i giochi erano, si inventavano i giochi, perché non c'erano le cose di plastica, ci si inventava. Per cui chiaramente a quel tempo con poco si faceva tanto, no? Si inventavano le cose, con una scatola di cartone. E la immaginazione. La creatività dei ragazzi, no? Che si inventavano i giochi con tutto. Fantastico. Salire sugli alberi, prendere gli scoiattoli, scendere con una scatola di cartone giù per le discese nei boschi. Oppure andare a piedi, no? Si andava a piedi, si faceva anche 10 chilometri. E era bello. È sempre bello anche oggi. Grazie Francesco.